Prima di salire sulle trincee, sulle opere del Monte Misina, ci vuole un bel panino, una birretta, perché siamo partiti lontano. Con me oggi Corrado a accompagnarmi. Questa era la malga dove c'era il comando del posto e qua sotto c'era la fontana e vi racconteremo tutte le opere che vi erano da qua fino alla vetta del Monte Misina. Buon cammino con noi e un brindisi con Corrado. Benvenuti nelle fantastiche retrovie italiane. Come vedete là in fondo, montagna che non ha bisogno di presentazioni, muretto di Cadino là dietro. Questa ci troviamo in tutte le retrovie, Monte Misina davanti a noi, e qui l'esercito nel 1916, come messo sia sulla fontana là in fondo che sulla casettina qua, fece riposare le sue truppe, anzi anche prima della guerra. Qui vi era stato l'Intelvi e neanche i Lupi di Toscana. La Toscana qui fecero le loro opere qua sotto, vedete, di sbancamento, e poi proseguirono le loro trincee che salivano fino al Monte Misina, ultimate nel 1918. Un saluto a tutti dalle difese del lago d'Idro, come vedete, dopo vi faremo vedere i fregi e tutto il resto. Ecco a voi, qui, nell'anticima Monte Misina, come detto prima, qui erano i posti dei baraccamenti, di quelli che, insieme alla malga sotto che vi ho fatto vedere, vi erano alcuni posti di baraccamenti. Qui la mulattiera saliva, continuava a salire e arrivava fino praticamente in cima alla vetta del Monte Misina e le nostre difese. Qui fu studiato, secondo le nostre carte, di mettere un pezzo di artiglieria. Non so esattamente dove sia, perché abbiamo solo la carta con il disegno, più o meno comunque era in questa piana. Penso qua, soprattutto penso qua, perché la direttrice era questa, però non ne sono sicuro. Comunque, se vedete, anche là, vedi, c'è il muro di sostegno della mulattiera, lo vedete dritto davanti a me, e niente, adesso vi faccio rivedere gli appostamenti. Questa è la trincea che girava tutto intorno, la mulattiera, scusatemi, che girava tutto intorno, saliva qua, viene qua, qua c'è l'incrocio, qui si scendeva verso la Val d'Orizzo, che venivano su anche dagli soldati, e da qui proseguivano la loro salita fino in cima al Monte Misina.